ragazze, sono stanco oggi. Oggi sono proprio stanco. Sai che faccio? Me ne vado al bar. Mo, e tu sempre là vai? Io vado sempre al bar. E non mi posso permettere ogni tanto un caffè. Sì, tu ogni tanto lavori. Ehi, che 5 minuti sto al bar. 5 minuti, la gazzetta. Un altro 5, quanto tempo impiega a leggere la gazzetta? Un altro 5 minuti o 10 minuti? Ma poi voglio sapere tu che fai sempre là, dalla mattina alla sera? Pubbliche relazioni, mi guardi in giro, che sono sempre come te, sempre con la scopa in mano. Io vedo, che cosa offre oggi il mercato? Che cosa offre oggi? Le spigole, le orate, le triglie. Abbatto, tu signore, ignorante. Guarda, mamma, stai facendo qua. Tiè, metti a posto. No. Strano. Buongiorno. Buongiorno. C'è Pina? No, Pina non sente. Non sente. Pina! No, non si sente bene, sta a casa, malata. Oh mio Dio, come faccio? Ho un'unghia incarnita, mi serve un estetista. Non so proprio come fare, non posso farmela io. Mi fa male la schiena, più che un colpo di strega è un colpo di grazia. Oh mio Dio. Non so se Pina è un aiutante che mi possa fare la pedicure. Io sono un aiutante manicure, là, perché sono più portato a fare quel che il barbiere, effettivamente. La faccio io. Lei? Ma lei è proprio sicuro? Sì, oggi bisogna saper fare di tutto, sta nel mercato, bisogna lanciarsi. Mo' me l'ha detto il titolare, andiamo che è andato al mercato, là. Ecco. Ah. Signori? No, dicevo, ma lei allora è il barbiere? Pina mi ha detto che è il barbiere in cui si appoggia, e lei vero? Sì, signori, si appoggia a me. Vabbè, tanto non ho alternativa. Mi faccia lei, mi fa male il piede, ho un'unghia incarnita che mi dà tanto dolore. Mi fa impazzire. Sì, pure io mi sono incarnito 3-4 volte, sono stato una zambana, un cavallo. Comunque, signore, la curo io. Va bene. Madonna, questo no, non è buono questo. Madonna, fa caldo, siamo questi, sarà la tronchis di Pina. Ai, ma che cosa sta usando? Mi fa male. No, scusi, signorino, non sto capendo più niente, Madonna. Ma cosa fa? Che è stato a fare? Brutti porci, nel mio barbiere. No, maestro, non è come pensi tu, ti posso spiegare. Tu, che tutti così dicono, Anche mia moglie. Chi è questa? Da dove esci? Da dove l'hai portata? La conosci? Da dove vieni, signorina? Ma come si permette? Lei non sa chi sono io. Signorina, io lo so dove sta lei. Quante volte dico che certe cose in mio negozio le devono accadere. No, maestro, un ex stavo facendo per arrotondare, che mi volevo comprare le patate. Guarda in che situazione mi devo trovare. Così mi troppe doppie punte, Che hai fatto? Giornata di riposo oggi? Sì, Gianni, fammi bellissimo. Sei una para o? Sì, Totò. Tu, come ti sei perpesso? Adesso basta! Che vuole? Che vuole? Che hai fatto a questo? Che cosa? Che cosa avete fatto? Avete cacciato la mia migliore cliente, in più quel cretino gli ha fracassato un'unghia e questa mi ha chiesto pure i danni. Che ne so io? Quello? Tutto lui è stato? Oh, io l'avevo detto che stavo facendo un extra. Un extra? Ma questo è troppo, ragazzi, questo è troppo. Adesso mi pagate un mese di malattia e io non ti pago più l'affitto per un mese. Oh, e perché? Perché se no ti lascio il locale. Tony, 4 mesi di stipendio, ti devo togliere. Devono venire il cinese, devono venire. Pare cinese.